Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Visto? Ce la facevi da sola. Scendiamo da quest'affare. Ellie, muoviti. Ci sono. Mani in alto! Non respira. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo. Benvenuto tra le luci. Scusa per... non sapevano chi fossi. Ellie. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? È merito suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Oh! Oh! Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Sì, continua a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel.
Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina! Ho detto Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. Il contrabbandiere è qui! Fate attenzione! È un massacro. Controllate tutto il piano. Che succede laggiù? Avete sentito? Eccolo qui. Distrailo! Oh, merda! Della ragazza è diversa dalle altre. Le cause della sua immunità restano ignote. Come rilevato in tutti i casi precedenti, i titoli antigenici del cordyceps presente nella paziente restano elevati, tanto nel siero quanto nel liquido cefalorachidiano.
Le emoculture prelevate dalla ragazza mostrano una crescita rapida del Cordyceps in terreni di coltura fungini. Tuttavia la conta e la concentrazione di globuli bianchi rientrano nella norma. Non si registrano innalzamenti delle citochine proinfiammatorie e una risonanza magnetica al cervello non mostra tracce di crescite fungine nella regione limbica, che nei pazienti infetti sono soliti accompagnare i prodromi di un'aggressione. Dobbiamo riprodurre questo stato in condizioni di laboratorio. Stiamo per compiere una scoperta epocale, paragonabile a quella della penicillina. Dopo anni di tentativi infruttuosi, stiamo per raggiungere l'obiettivo. Possiamo cambiare le cose e restituire alla razza umana le redini del proprio destino. I sacrifici delle centinaia di uomini e donne che hanno dato tutto alla causa, persino la vita, non saranno inutili. Sono le 17:30 del 28 aprile. Ho appena parlato, anzi, litigato con il nostro primario di chirurgia. Sembra non si possa estirpare il parassita senza uccidere l'ospite. Un modo carino per dire che dobbiamo ammazzare la ragazzina. Hanno chiesto la mia autorizzazione. Gli esperimenti sono sempre più impegnativi. Sono esausta. E voglio soltanto che questa storia finisca. Per cui... facciamola finita. Prendete posizione. Non importa come, dovete impedirgli di passare. Vai! Entra con noi! Non lasciate che raggiunga la ragazza! Il contrabbandiere! Farlo scappare.
Dove diavolo sei? Un po' di tempo che non parliamo. Io ho autorizzato l'operazione chirurgica. Non che avessi altra scelta. La richiesta era una pura formalità. Ma devi sapere che per tutti questi anni ho sempre mantenuto la promessa. Nonostante le responsabilità del mio ruolo, mi sono sempre presa cura di lei. Avrei fatto qualunque cosa per lei, ma poi... ecco che capita l'opportunità di salvare tutti. Tutti noi. Era questo il nostro obiettivo. Il tuo obiettivo. Mi hanno chiesto di uccidere il contrabbandiere. Non ucciderò l'unica persona qui dentro che può comprendere il peso della mia scelta. Forse lui potrà perdonarmi. Oh, quanto mi manchi, Anna. Tua figlia ti raggiungerà presto. Cristo santo. Dottore! Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Cari, chiudi il becco. Forza, piccola. Ti tengo. Ti tengo. Oh, merda. Giù! Ti porto via da qui, piccola. Ti ho preso. Coprite le uscite. Ti ho preso. Andiamo. Dio, da che parte? Non vai da nessuna parte. Fai il giro dall'altra parte. È tutto ok. È la tua ultima occasione. Lasciala, ora! Ce l'ho nel mirino! Ho detto indietro! No, non sparare! Dai, ehi, dai! Fermo! Non puoi salvarla. Anche se la porti via, e poi... quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi?
Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascolta. Puoi ancora fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzini addirittura. E non è servito proprio a niente. Hanno anche... hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Non male, vero? Sì. Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che... voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Sì. Ehi. Guarda laggiù. Ci siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Dammi la mano. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston.
quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... lei ha detto... aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. È lì. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... qualunque cosa accada, continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, giuramelo. Però... giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro.